tonight on Ciao Chicago. New York, New York. The Ciao Chicago team hits the Big Apple, checking on New York Italians. First stop, Hoboken, New Jersey, then on to Little Italy in the heart of New York. Back in Chicago, Gina Fontanini visits the Italian restaurant 312 Chicago, plus an extended version of our Giovanni Riccio interview and Italian music videos, all next on Ciao Chicago. Welcome to Ciao Chicago. I'm Pasquale, this is Dominic, and you're not going to believe the show we have in store for you guys this evening. We've got an interview with a POW from World War II. We got a couple music videos, an excellent restaurant, and you don't want to miss this footage of me, Dominic, and above all people, Pesci. We took a road trip. Stay tuned. Welcome back, Chicago. Thanks for sticking around. Now, if you're wondering out there where we are, we are in New Haven, Connecticut, Beautiful state of Connecticut, New Haven. Connecticut. Now, you must be wondering, what are these two guys doing in Connecticut? How the hell did we get here? Okay, I get a call a couple nights ago, 2 o'clock in the morning, right? It was Pesci. Pesci goes, hey, but what are you doing? I go, you know, I'm sleeping. It's 2 o'clock in the morning. What do people do at 2 o'clock in the morning on a Tuesday? Whatever. So anyways, he goes, hey, I got a taste for coffee. Let's go get coffee. I go, come up. I got the espresso machine. He goes, no, not the coffee like around here. We got to go to New York. I go, New York, are you crazy? What's wrong with you? Did someone hit you over the head? You know? The guy was serious. He had his suitcase packed. You know, I went to go pick up Dominic. Me, Dominic, and Pesci. We took a road trip. We went to New York. But we couldn't find parking in New York. So what did we do? So we drove around until somehow we ended up in Hoboken, New Jersey. Hoboken, New Jersey. You never think there's Italians in Hoboken, but take a look at this. Traveling from Chicago to New York, we knew we would encounter many Italian Americans. We stumbled upon the town of Hoboken, New Jersey, where the fine gentlemen of Club Juventus welcomed us with open arms. Questo club, Juventus Club, è nato il 67. Ho fatto il presidente quasi 25-26 anni. Mi hanno fatto presidente onorario. E sto così adesso. Perché l'hai fondato il Perché prima c'erano venivano troppi emigranti e c'avevamo una squadra di emigranti, giocavamo a pallone. Adesso nessuno più emigra e stiamo così. Dice un po' più o meno che si gioca a carte, si divertono, si fanno i pari fra soci. Io lavoro per la chiesa di Sant'Anna e per la festa di Sant'Anna che si svolge qui in Hoboken ed è una delle migliori feste che può esserci negli Stati Uniti d'America. Nel 1984 ho avuto l'onore e il piacere di essere l'osce del presidente Ronald Reagan che allora andava per il secondo mandato alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Perché è venuto alla festa di Sant'Anna? Come tutti sanno, il New Jersey è uno Stato democratico. Ronald Reagan era repubblicano ed è venuto anche per chiedere voti. E questo è il motivo perché è stato qui e lui venne il 26 luglio 1984 qui in Hoboken. Oltre a dare i Natali a Frank Sinatra alla prima partita di baseball, Hoboken ha avuto anche l'onore di avere il presidente, oggi buonanima, Ronald Reagan. On Mulberry Street, we met Frank, the owner of Ferrara's, a typical Italian coffee and pastry shop. Ferrara's has been a staple of New York's Little Italy for many years. And although Frank still loves the neighborhood, he did admit that he's seen a change over the years. I was amazed at how many celebrities Frank had met. I mean, this guy had pictures with just about any person I ever wanted to meet. I had to ask him, out of all the people you ever met, who made a lasting impression on you? È stato uno del Massimo Gianni Morante e Lucio Dalla. Degli americani è stato Frank Sinatra, Dean Martin, dei attori. Dei cantanti c'è stato Polanca, Bon Jovi, eccetera, eccetera. E anche tu mi stavi dicendo sei un artista. Cioè io sono stato un impresario che portavo dei cantanti dell'Italia qui in America e cantavo in inglese. E ancora continuo a cantare ancora, no? Si è andato molto bene, non mi posso lamentare, ripeto. Grazie a Dio, se devo ripetere di nuovo la mia storia, ricominciare come ho cominciato fino adesso. Ho 63 anni, fra qualche mese, e mi trovo molto bene e grazie emigrando negli Stati Uniti. Grazie. We'll be right back.
Hoboken. 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 And where, Hoboken. And where are we now? We're in New Haven, Connecticut. How do we end up here? We're in New Haven, Connecticut. I don't know how because I fell asleep. If you ever take a road trip with Pesci, you don't fall asleep. You don't know where you're gonna end up. I don't even know where. Give me a map. Aziz house. He's got friends all over the country. Anyways, check out this restaurant. Ciao Chicago. In the heart of downtown Chicago's theater district, 312 Chicago dishes out fine Italian-American cuisine, putting a slight emphasis on the American. 312 Chicago, it's Italian-inspired American cuisine. When we were opened here, we didn't want to do the traditional Italian red sauce restaurant or what was going on in Chicago at the time where everybody had a grilled portobello and a polenta and all that stuff on the menu. We wanted to do something a little different. So I like to say I cook how an Italian would if he was in Chicago. I use local ingredients, I change the menu seasonally. I use classic techniques like they use in Italy. My gnocchis are wonderful and they're made with potatoes, but also in the fall I'll use butternut squash gnocchis, which they won't do in Italy, but they'll do pumpkin gnocchis. I'll just change around because we got those great butternut squashes in the Midwest in the summertime, in the fall, I mean. But we do our little twists on Italian food, but the preparations themselves are generally very classical. This is our peppered seared beef carpaccio with arugula pesto around there. It has a salad of arugula, roasted peppers, a little Parmesan cheese. Very nice peppery dish, very tasty. It's actually a fan favorite. We have to leave it on the menu because it does so well. It's been on the menu since day one of the few dishes, and every time I think of taking it off, the waiters say, no, we get too many requests for it. We sell a lot of this dish, and people really, really are happy with the dish. It has a lot of flavors to it, real bold flavors, and it's a good spin on the typical carpaccio that you get out of Italy, and it's not real boring, so it's a great dish. Pan-seared Alaskan halibut, and that's served over caponata, which is a sweet and sour eggplant stew. And I have a little bit of cherry tomatoes, olives, and caper berries with it. A little bit of tomato and basil oils on the plate also. Very, very nice dish, great summer dish. Good use of the eggplants and the olives. Really get the olives. The caper berries also have that nice tart burst in your mouth of flavor, so it works really good with a neutral fish like halibut. Then over here we have grilled lamb chops. And that's served with a goat cheese and artichoke frittata. And a salad of fava beans, pickled onions, and watercress. And just a natural jus from the lamb chops down there. Dish is well balanced. The frittata is a great dish. It's not too much egg in it. The goat cheese works well with the lamb. It's a good dish. The atmosphere, it has a nice warm feel to it. We have a very big theater crowd. So if you come here pre-theater, it's very, almost hectic and crazy, but in a good way, in a controlled way. So it'll be a very busy, high-energy restaurant. And then if you come here after 8 o'clock, it's more like downtown, whereas downtown we're in the financial district. It's a little quieter, a little bit more tame, and just a nice dining experience, so it's not hectic. So you get the best of both worlds. We have a lot of repeat business, from lunch to pre-theater. We have people that come to us every night. They go down to the opera, the season ticket packages, or every night they go to the Goodman. They come here even though other restaurants are closer because they just love the food here. They complain a little bit because they can't get reservations because we're so busy, but that's a good problem to have. We generally try and take care of all our good friends that have become our customers and stayed for a long time. Whether it's dinner before a show or a casual get-together, 312 Chicago proves to be an attraction for anybody. For Ciao Chicago, I'm Gina Fontanini. Welcome back, Chicago. Now, I have a question for anybody who's ever been out to the East Coast, particularly New York, okay? You gotta pay $6 to get into New York. You gotta pay nothing to get out. What the? What? I don't know. What kind of bogus? Okay, that's anyways. Bogus. Let's get a little bit more serious now. We're going to take you, well, you actually missed this interview, it's yeah, a shame. Sorry. I had the pleasure to sit down with Giovanni Riccio, a World War II veteran, and you could just listen to all he has to say, because... Very, very, very moving interview, and take a look. I'm born a Castrolibero, un piccolo paese, 5 chilometri, lontano da Cosenza. What was your childhood like? Sono nato di domenica alle 10:30. Il 16 luglio 1922. E altro, sono cresciuto in una famiglia moderna,
amante di amore, era una famiglia, la mia famiglia era un amante di bambini, perché mio padre ha avuto una famiglia di 8 figliuoli. 8. 7 maschette e una donna, in tutte 8. E tu eri il numero? Il 6. Una famiglia lavoratori, una famiglia onesta, più mio padre era conservativo, il 100%. Very conservativo man, no? Conservativo. Così siamo stati tutti grandi, però mio padre aveva un intelletto un poco sbagliato, perché diceva che o tutti d'un modo, o tutti professionisti, o tutti zappatori, coltivatori di terra. Ma per professionisti non avevo la possibilità, allora dice dovete tutti zappare. Giovanni remained a land cultivator and farmer on his family's land until one day he received government orders where he was summoned to serve in the Italian military during World War II. In Italia non è come qui, c'è il volontario, là era di legge, andare soldato era di legge. Quando il governo compieva 18 o 20 anni, io sono andato a 18 perché c'era la guerra, sennò a 20 anni il governo doveva andare a servire la patria, per 18 o 20 mesi, secondo la legge che c'era in quei tempi lì. Sono fatto grande, è venuta l'ora che ho dovuto partire. Gli inglesi hanno attaccato tutto il fronte, 127 km lungo. Dove eravamo noi, spiazzati. Allora, la battaglia è stata 3 giorni e 3 notti. Dopo 3 giorni e 3 notti hanno svuotato le linee. 3 giorni e 3 notti? Tutto fuoco, il cielo era tutto fuoco. Di cielo e di terra, tutto quanto fuoco era, completamente. After the Italian fronts were defeated, Giovanni, like so many other Italian soldiers, became a prisoner of war. Sono stato prigioniero, al campo ci sono stati 3 mesi, perché al campo si stava male, non mangiare, non bere, nothing. Solo disciplina, e solo. Dopo 3 mesi è venuto un ordine, c'è una signora ricca che va cercando 13 prigionieri di guerra. Chi ci vuole andare alza la mano. Subito ho alzato la mano. Siamo andati 13 soldati e un sergente, 14. La mattina è venuta una camionetta, ci ha pigliato e ci ha portato ad Algeri. Ad Algeri, quando siamo arrivati ad Algeri, già sono accorti tutti perché era una famiglia ricca. E la signora aveva 200-300 uomini al giorno che lavoravano per lei, arabi. Insomma, era ricchissima, aveva 40 cavalli, aveva tutti ben di Dio. Allora là si stava benone, siamo stati benone tutti. Allora siamo andati, ci ha messo tutti in line, la signora una donna, ci ha messo tutti in line. E si è scelto tutta la gente che voleva lui. A me mi ha pigliato per giardiniere. E io mi piaceva fare il giardiniere, sono andato volentieri. In altri due l'hanno messo in casa. Giovanni maintained the gardening position for the rich landowner. She thought he would be best utilized inside the house. So on that day, he was brought inside. Allora è venuto da me e ha detto, Ricchio, yes, man. Tu vieni in casa. No, 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 detto, io in casa non ci vengo perché non so niente dalla casa. Non dubitare, no, no worry. Somebody will show you what to do. Per 30 giorni mi ha mandato una donna, una cuoca. Mi ha imparato a cucinare, a pulire la casa per 30 giorni. Dopo 30 giorni se... That's your turn now. You take care. I take care. E ci sono stato fino all'ultimo giorno che sono partito, che sono andato in Italia. Quando è venuto l'ordine di partire in Italia, allora lei è venuta per portare la notizia. Stai da me, non andare. No, ho detto io. Yeah. No, 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 non resto. Vado dalla mamma mia, ho detto io. Me ne vado dalla mamma mia. No. Ricchio, stai con me, ti do una casa, ti sposi qui, stai bene, ti voglio tanto bene. No, no signore, me ne vado. Sono tornato, mi pare che era il 7 di giugno. E prima di tornare a casa, proprio a casa, ho detto, la mia mamma e il mio papà erano vecchi, dico va. Sono andato da un neighbor, ho detto, di vicino, dille che c'è qualcuno che vuol vedere, così. Senza dare un'impressione o un colpo, perché poteva dare un colpo al cuore. E così poi mi hanno abbracciato tutti, piangevano. Questa è la storia. Dalla guerra alla pace. As a young man, Giovanni returned to his native Italian roots. But it wasn't before long that he would take notice to the girl next door.
who was just a child when he left for war. But now, she was his new mission to conquer. E un giorno, fermò mia mamma, come si usava ai nostri parti, non è all'uso americano, quando sono cresciuta io. E mi disse, mi sono tanto innamorato di Maria. Maria deve essere mia. Se io mi presento, mi dite di sì? Mia mamma le disse, well, deve parlare col padre, per parte mia, sì, con le braccia aperte, e deve domandare a Maria. It was only a matter of time that Giovanni and Maria fell in love, got married, and had their first two children together, until one day Giovanni's father offered advice to him about America. After much thought and consideration, Giovanni decided to give America a chance, leaving his wife and two children in Italy in order to make a better life for his family. Mio padre say these words, go in America, make a limonita and come back. Because in America, you never stop at work. As like so many immigrants adjusting to the developing American culture, Giovanni too situated himself in the new culture, working in construction. After 2 years of hard work, Giovanni earned enough money to send for his wife and two children. Now it was Maria's turn to travel across the seas, a process that had gotten no easier. Il bastimento era grande, uno dei migliori bastimenti italiani. L'Andrea Doria, ero due sorelle, l'altra a freghetti di neve. Così siamo imbarcati, a Napoli ci sono stati 6 giorni. Passare visita al consolato, papà, e poi siamo andati sul bastimento. Sul bastimento il male mi ha fatto male. E 14 giorni in barca. Mi faceva male, mi faceva vomitare, mamma mia. Anyway, siamo sbarcati a New York. New York, quando siamo sbarcati, poi là, cambiato lingua, cambiato tutto, io non capivo un cavolo più. When Maria arrived, the Riccio American dream was truly underway. They had two more children, learned English, and began working in the same company, Brock's Candy. Together, they proved their love for each other, their family, and of course, America. Il 29 novembre sono partito dalla Calabria. Ho preso la nave Constitution. Sulla nave, a dire la verità, ho pianto quando ho lasciato la mia casa. Pianto tanto. Mia mamma, mio papà, le mie sorelle, mio fratello. Sono partita, tutta piange, certo. Ho pianto tanto, tanto. Sono partita. La nave era americana. Allora, il primo giorno che sono andata per breakfast, come si dice, per la colazione, dove? Sulla nave? Sulla nave, okay. Sulla nave. E si parlava inglese. Allora mi domandavano che cosa desideravano per le bambine, per me, e io guardavo e non rispondeva, silenzio. Non capivo quello che dicevano. E mi sono messa a piangere. Io li auguro a tutti quanti ai figli di mamma una vita lunga come io e mio marito l'abbiamo passata. Assieme. Riuniti, abbiamo lavorato tutti e due, forte, ma sempre uniti. Looking back, Giovanni reflects on his decision, but recognizes through his sacrifice and hard work, his family has benefited. And for this alone, he thanks God. La decisione è stata veramente hard, perché i genitori erano vecchi. Avevo mia moglie, avevo due bambini, uno di 4 anni e un altro di 2 anni. Tutti piangevano alle gambe mie, mi ha detto va. Vado a Traian e sono venuto in America. Prima di venire in America, in my mind I had a dream. Che io dovevo fare qualche cosa per la famiglia. La prima cosa, mandare a scuola i figlioli. E questo l'ho fatto. Secondamente, avere una casetta degnamente da cristiani. E questa ce l'ho. Thank God. Terzo, lavorare onestamente. E così è stato il sogno dell'America. I figli, grazie a Dio, sono venuti buoni, educati, precisi. Prima che... Da un uomo senza sapere leggere e scrivere, attraversare il mare, è giunto nella terra di prosperità. L'America è bella, però deve lavorare. Nessuno ti dà niente per senza niente. In America, nessuno.
Pure se va cercando il mendicante, dice mi dà un bacio di pane e ti risponde go, va, go work. Adesso che ti rispondono qua. Però l'ho vinta. Senza saper parlare, prima era come un pezzo di legno, però quando uno lavora non si importano che sa parlare o sa fare discorsi, quello vogliono il lavoro. Il lavoro ce lo dava e tutti mi volevano bene. That's it. For Ciao Chicago, I'm Dominic Didiana. Thanks for tuning in, Chicago. That's all the time we have today. I hope you guys enjoyed the show. Again, check us out Tuesday nights at 10, Thursday nights at 6:30. Check us out on the web also at www.ciaochicagotv.com. We're going to enjoy the rest of our vacation, but we'll see you guys next week. Till vacation. Then, ciao. Se non ti vuoi fidare, almeno ascoltami. Di rimanermi ostile non serve a te né a me. Non voglio interrogarti, rinfacciarti quel che fai. Io piuttosto sto cercando.